Allora, dopo, intanto mi alzo che mi vedi facilmente. Allora, dopo l'introduzione storica, veramente eccellente, che ha fatto Padre Giuseppe, io mi occuperò di quello che è il festino dal punto di vista popolare. Intanto, cos'è il festino? Perché festino? Ecco, festino non è, non possiamo da confondere con un po' di altro, né tantomeno con un festino profano. Ecco, noi siciliani, in particolare, abbiamo l'abitudine di non usare un superlativo, o meglio, usiamo un superlativo al contrario, cioè noi riduciamo tutto alla diminuzione, per cui una gran mangiata si dice una mangiatina, quando si ammazzano 7-8 persone c'è una ammazzatina, è una gran festa, è la più grande festa dei palermitani, è il festino, è la Santa Santuzza, perché Santuzza? Perché è la più importante, la più grande, quindi la Santa. L'atto di nascita del festino 1625, la prima processione con le reliquie della Santa, appunto il 9 giugno a mezzo del 1625, fu veramente un trionfo. Addirittura il Senato della Britannia in quei giorni vietò alle persone di indossare l'abito di lutto, perché doveva essere giorni in festa, e furono 3 giorni consecutivi di festa. L'abito di lutto perché eravamo ancora nel periodo sotto contagio della peste. E ci fu una mobilitazione di tutta la città si vestì a festa, con apparati, con archi trionfali, memorabili, gli archi trionfali furono parecchi lungo il Cassaro, ci fu l'arco della nazione genovese, ecco, che venne eretto proprio di fronte al Palazzo Arcivescovile, perché il cardinale Doria era genovese, l'arco della nazione catalana, che venne eretto nella strada dei Librari, che Cinturinario, via Paternostro, all'altezza della strada che porta alla Basilica di San Francesco. E poi c'era l'arco dei Napoletani, davanti a San Giovanni dei Napoletani, e poi c'era l'arco dei Lucchesi, si trovava proprio di fronte a Porta Felice. Immaginate questa processione lunghissima, tanto che quando la testa della processione si trovava a Porta Felice, ancora una doveva uscire dalla cattedrale. E c'erano ogni ordine religioso usciva, ognuno con un suo feto, con una sua lama, erano delle macchine piramidali che venivano chiamate cilindri o meglio cerelli. Perché? Perché non era altro che un retaggio del cielo o dei cieli che si offrivano ad una chiesa nei periodi di certe feste. Sapete che la cera aveva quasi l'equivalente della moneta, perché era ovviamente con la cera nelle chiese faceva tutto, si accendeva un pianto di illuminazione e quindi spesso proprio piuttosto che fare un'offerta, si donava un quantitativo di cera. E a livello simbolico, ricordate queste costruzioni, che erano proprio delle varie linee, tutte barocche, molto insomma intagliate, dove c'erano i simboli di quell'ordine religioso, famosissima quella dei cappuccini, che non era altro che un reliquario processionale, una sorta di grande macchina piramidale piena di bacheche con reliquie. È stato di santi. Ancora oggi, se volete vedere un civilio, ecco, andate alla cappella dell'università, la facoltà di giurisprudenza, la cappella di San Giuseppe dei Falegnami, lì troverete il civilio di San Giuseppe, che uscì in processione proprio per Santa Rosalia fino al 1624. Fino al 1924, scusate. Questa processione, quindi, immaginate, e inoltre uscirono anche in processione dei quadri, diciamo così, fatti di Stato, che rappresentava il centro di terra santa. Festino inizialmente, il primo atto è quello religioso, la processione uscì da Porta Felice, per questo Cassaro, passò da Porta dei Greci, dalla Cassa, dalla via al Moro, giunse al piano della Porta Pretoria, che è piazza, appunto piazza Pretoria, e salì fino alla cattedrale. Poi cosa successe? Nella fine del 1600 iniziarono ad aggiungersi altre carro trionfale, un po' l'emblema in tutti i secoli del festino. Che cos'è il carro trionfale? Che cos'è il carro trionfale? Il carro trionfale non è altro che il retaggio del Deus ex machina. Pensate alla ragione greca. Nel momento in cui viene l'intreccio della vicenda, interviene la divinità per risolvere quel problema, per portare l'armonia nella scena e quindi sciogliere i nodi dell'intreccio. Ecco, il Deus ex machina era questa sorta di divinità
divinità, cioè che scendeva nella scena e risolveva tutto. Nel Medioevo, ormai tramontato nell'età classica pagana, il teatro sacro medievale, poi successivamente furono anche i gesuiti nel 1500 con il loro teatro, nelle loro rappresentazioni avevano proprio questo Deus Ex Machina, che rappresentava proprio una sorta di capo trainato o da animali o da uomini vestiti in maniera particolare, dove vi era la figura del santo o del protettore che risolveva questa e chiudeva in bellezza la scena. Ecco, proprio in quel periodo nascono le dimostranze. Le dimostranze è una processione decorata dove ci sono dei quadri di 20 personaggi che vanno avanti e raccontano in maniera cronologica la storia del santo. Per esempio, a Marimeo c'è quella di San Ciro, a Misimeo quella di San Giusto, a Polcina per esempio di Santa Fortunata, a Civina San Vito. E a chiudere c'era proprio Carlo Trionfante, l'esaltazione del trionfo. Proprio per riflessione di Santa Fortunata all'inizio il Carlo non era solo. Viene rimessi i carri che venivano chiamate le macchinette, cioè i carri minori. Ognuno rappresentava scene della Terra Santa. E mi compiace che quest'anno, stamattina c'è stata la conferenza stampa del 390° Festino, proprio la regista Monica Maimone, che è stata anche regista dei festivi del 96-97, abbia introdotto queste piattaforme mobili dove vengono rappresentate scene della vita della Santa, quindi non più solo del racconto della peste, ma anche della vita della Santa, del cavaliere dell'Aldomino che uccide il leone, poi il salto del Conte Ruggero, quindi l'infamente di sposa Rosalia, all'ingresso nel monastero, della tradizione, all'eremitaggio. Ecco, quest'anno per questo motivo mi sono complimentato con la Maimone perché ha fatto, diciamo, anche un ritorno di questo elemento scenografico. E quindi a conclusione c'era il canto. Il primo canto era praticamente un'aquila sanatoriale enorme, bellissima, ci sono dei disegni tra l'altro, e venne progettato dall'architetto Paolo Amato, che era di Cimina, uno dei più importanti architetti, era anche lui sacerdote, perché allora la maggior parte degli architetti sì, era così. Praticamente erano tutti bambini, architetti, medici, tutto quello che noi vediamo, i migliori architetti venivano dalle scuole degli ordini religiosi, e tra questi facevano anche altri, il gesuito, il 1600, però va meglio, non vedremo. E fu proprio nel 1686 il primo campo, questo campo che sfilò, e fu un successo, anche perché per quell'anno si costruì per la prima volta una macchina pirotecnica nel piano del Palazzo Reale, era la sede del viceré. E quindi per fare questa credita al viceré si realizzava una macchina pirotecnica nel piano del Palazzo Reale. E rappresentava per quell'anno il tema era la città di Mosca, l'incendio di Mosca. E quindi la sera dei fuochi artificiali, lungo il castro, si portò una sorta di cavallo di legno, il cavallo di Troia, arrivò piano del Palazzo Reale in questa magnifica costruzione che rappresentava la città di Troia, tutta realizzata in legno, questa della dipinta, iniziò il gioco dell'artificio e rappresentava proprio la guerra, la battaglia di fronte. Alla fine questo pittore saltò in aria, proprio in una esplosione, pensate che meraviglia, anche perché le macchine pirotecniche come le prevedono erano delle costruzioni veramente imponenti. Successivamente, sempre nel 1701, avremo anche un carro famosissimo del Paolo Amato, che poi si ispirerà più tardi a Rodo Santoro per realizzare quel famoso carro che tutti di voi ricorderanno, erano i musici sotto, ecco, quello è, diciamo, il modello che nel 1701 progettò Paolo Amato. Però inizialmente il festino quanti giorni durava? Il festino inizialmente durava 3 giorni. Nel 1743 vennero portate a 4. Anzi, nel 1701 vennero portate a 4. Nel 1743 furono riportati nuovamente a 3 giorni per difficoltà di nuovo. Finché proprio dopo questo 1750 il festino arrivò a 5 giorni, tanto che questi 5 giorni diventavano memorabili e il programma era sempre lo stesso, cioè il cerimoniale del festino non cambiava, era sempre lo stesso, tanto che quando qualcuno raccontava cose e si era detto, diceva 5 minuti, fammi tutti 5 minuti, cioè così saggio,
basta. E nel 1724 ci fu l'anno del centenario, quell'anno ci furono addirittura 7 carri, ognuno con un tema diverso, che attraversarono il Cassaro, e pensate che il carro di Santa Rosalia non faceva solamente la discesa dal Palazzo Reale fino alla Marina, come fanno oggi, ma percorreva più volte il Cassaro, anzi, tradizionalmente era il primo giorno, era la salita del carro trionfale. Fino all'Ottocento il carro trionfale si costruiva, aveva un traino, che era sempre quello, un traino in legno, che veniva conservato nei magazzini comunali dello spazio. Il 24 giugno, che è San Giovanni Battista, questo traino veniva messo fuori da questi magazzini e veniva portato in teatro della Cava, dove si portava a mole, era una festa, perché era il primo atto proprio di preparazione del festino, perché come le imbarcazioni che stanno a lungo assetto, il legno aveva bisogno di un po' di una rinfrescata. E quindi quei due giorni in cui stava a mole questo traino, riusciva poi a un po' rinfrescare questo tempo. E poi veniva portato al Foro Italico dove iniziava il montaggio. Ogni anno cambiava il tema e cambiava anche la forma. Nella fine dell'Ottocento, nella fine del Settecento vedremo più che altro una verticalizzazione del carro. Il carro non diventa più quella forma di cintoro, di galeone, barocco, tutto dorato, ma inizia ad avere più una forma quasi a candelone, giusto? E l'altezza di conseguenza aumenta perché si vuole creare quasi un effetto di meraviglia, e nell'Ottocento avremo carri che supereranno l'altezza di 27 metri fino all'ultimo progettato dall'ingegnere Torre Grossa del 1857, dove raggiunse quasi 27 metri. Poi quello di P3, che P3 sapete, ingegnere Giulio Bonomo, che viene incaricato dal Consiglio Comunale per realizzare il carro